Venerdì 30 settembre nel Museo Emilio Greco, che vedete alle mie spalle, un appuntamento prestigioso, un appuntamento importante con l'arte e con la storia della nostra città, un convegno dal titolo Il Duomo e l'opera del Duomo agli inizi del 2000. I relatori che si alterneranno nelle varie sessioni dal mattino al pomeriggio parleranno delle attività svolte di restauro per quanto riguarda la nostra cattedrale e soprattutto anche delle meraviglie dell'opera del Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto. Ne parliamo e ce ne parla il presidente Francesco Venturi. Buongiorno. Allora, di cosa si tratta, presidente? Buongiorno. È una giornata di studi organizzata dall'Opera del Duomo. E in realtà è una giornata di studi incentrata essenzialmente sulle due ultime attività che abbiamo portato a compimento in questo periodo e che verranno appositamente presentate nella giornata di dopodomani, di venerdì 30 settembre, ovvero sia il completamento del restauro dell'organo monumentale del Duomo di Orvieto, giunto oramai a conclusione, e la donazione da parte della figlia del maestro Emilio Greco di ben 72 bozzetti realizzati dallo stesso Emilio Greco, di proprietà della figlia Antonella, che ha voluto donare all'Opera del Duomo in riconoscimento di come l'Opera del Duomo in questi anni ha gestito il museo dedicato a suo padre. Un evento importante, sono anche presenti relatori importanti, relatori prestigiosi. Sì, come dicevo, è una giornata di studi, nel senso che oltre alla presentazione di questi due eventi, culminati in quest'ultimo breve tempo, in realtà l'Opera del Duomo ha voluto inserire all'interno della giornata di studi e del convegno un resoconto di quello che l'Opera del Duomo ha fatto in questi ultimi anni, ovvero sia delle finalità dell'Opera del Duomo e della costante attività di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del Duomo e di tutte le sue proprietà. Bene, allora l'appuntamento è per venerdì 30 settembre. Vi ricordo che le telecamere della nostra emittente riprenderanno integralmente il convegno, che sarà trasmesso anche per chi non può assistere qui alla giornata di studi anche in streaming. Venerdì 30 settembre.